Si è svolto in un'affollata sala concerti di Palazzo dei Nobili di Catanzaro la cerimonia delle eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti, premiate dal Lions International. All'evento hanno partecipato il Lions Club della seconda circoscrizione, tra questi Vibo Valentia, Crotone Ost, Lamezia Terme, Soverato, Nicotera, Squillace, Catanzaro Mediterraneo, Catanzaro Rupe e Ventosa, Catanzaro Temesa. Abbiamo incontrato il presidente del Lions Club Catanzaro Ost, Danilo Iannello. Una giornata importante perché noi come Lions abbiamo ritenuto doveroso tributare il giusto omaggio e il giusto riconoscimento a persone che sono rimaste nella loro terra o che sono andate via ma hanno deciso poi di farvi rientro dopo un percorso di formazione. E riteniamo che questo sia importante innanzitutto perché la terra in cui sono nati, cresciuti, riconosca loro il giusto omaggio. E soprattutto perché allo stesso tempo questo è un momento di un messaggio che deve essere diramato, che deve essere licenziato alla collettività, perché la Calabria è anche e soprattutto questo, terra di straordinarie personalità, di straordinarie professionalità. Ed è quindi un messaggio di speranza, tendendo proprio a fare in modo che non ci sia una fuga delle menti migliori, ma che queste invece rimangano nel nostro territorio per il suo rilancio, per la sua valorizzazione e per il suo sviluppo. L'avvocato Iannello ricorda quanto i Lions operino tutti i giorni nei territori del mondo in termini di vicinanza verso i bisognosi e rappresentando un punto di riferimento per la comunità. Un punto di riferimento a 360 gradi per chi è meno fortunato, per chi ha avuto meno opportunità e può vedere in questa grande e straordinaria associazione veramente un faro nella notte. Ecco, quindi questo è quello che Lions fa 365 giorni all'anno, prodigandosi per la collettività, prodigandosi per la società e per il proprio territorio.